Insegna, bentornati in questo nuovissimo video. Vi presento un booktag in estremo ritardo rispetto a quanti miei colleghi booktuber, ma meglio tardi che mai. Il booktag in questione si chiama Get to Know the Fantasy Reader Booktag, dove conoscerete la lettrice di fantasy che è in me. Ma partiamo subito con le domande. La prima è: qual è la serie fantasy da cui tutto è partito e come sei arrivata a leggere la tua prima serie fantasy? Allora, risposta banale, perché la prima storia fantasy che io abbia mai letto è Eragon di Christopher Paolini. Come ci sono arrivata? Semplicemente mi è stato regalato a Natale, di 10 anni fa, forse, pure 11-12 anni fa, e quindi io mi sono appassionata tantissimo ad Eragon, che ho continuato poi la saga di Eragon di Christopher Paolini, così come ho letto tantissimi altri fantasy. Ben diversi da Eragon, ma anche molto simili. Poi, vabbè, prossima domanda, due, molto interessante. Se potessi essere l'eroe o l'eroina in un romanzo fantasy, chi sarebbe l'autore e qual è una dinamica o cliché che vorresti fosse inclusa nella storia? Allora, per quanto riguarda l'autore, vorrei che J. Christophe scrivesse la storia fantasy su di me. E comunque J. Christophe è originale, brava, brava, nessuno ha mai detto J. Christophe. Comunque, per quanto riguarda le dinamiche o la dinamica o cliché che vorrei, è che giuro, vorrei essere quella tipica eroina che non vuole salvare il mondo perché lei è una persona normale che vive in un mondo normale come tutte le altre persone normali, ma si ritrova a salvare il mondo contro la sua volontà. Quindi io, la sottoscritta eroina del nuovo romanzo fantasy, sono irritata da questo perché io non voglio salvare il mondo, però devo per forza, contro la mia volontà, quindi devo essere irritata io e devo irritare anche tutti quanti gli altri. Per il resto può fare anche J. Christophe, può fare quello che vuole, basta che rispetti questa mia volontà. Grazie. Ma andiamo avanti. Il fantasy che vi sto per citare in realtà non l'ho letto nel 2020, ma dicembre 2019. Però va bene lo stesso, ve lo cito comunque perché vale lo stesso per questa domanda. Sto parlando dei Segreti di Azkaban di Federico Paccani. Questo è il primo volume, quindi L'isola degli evoluti, e questo è il secondo, quindi Segreti di Azkaban l'abisso, che è praticamente il doppio. Però non fa niente, ragazzi, cioè io vi giuro che lo leggete come se niente fosse, ve lo giuro, si legge come se niente fosse. Tra l'altro io sto aspettando il terzo, per favore Federico, scrivi, sbrigati, rivolgiti a qualcuno per farti aiutare, ma scrivi più velocemente, per favore pubblica il terzo libro che io ne ho bisogno. Cioè tu non puoi scrivere questo mattone, me lo fai finire anche di merda e poi non pubblichi il terzo, cioè muoviti per favore, grazie. Scusate per lo sclero, ma dovevo, cioè. Poi, tra l'altro, ho incontrato Federico diverse volte, cioè diverse volte, 2 volte. La prima a Lucca Comics nel 2018 e la seconda volta a Pescara Comics nel 2019. Quindi, cioè, io mi sento in dovere di sclerare contro Federico. Però, ok. Quarta domanda: qual è il tuo sottogenere fantasy preferito? Quale sottogenere hai letto poco? Allora, sicuramente il genere che ho letto di più è l'high fantasy, sempre sparato, mentre quello che ho letto di meno, praticamente tutti quanti gli altri, perché veramente io sono piena di high fantasy, sempre. Poi, quinta domanda: qual è un autore del quale compri qualsiasi libro a scatola chiusa? Allora, sicuramente J. Christophe, Sarah J. Maas o Federico Paccani, cioè io comprerei tutto praticamente. Prima vi avrei detto anche Cassandra Clare, ma ora non ci credo più di tanto, perché ho avuto una grandissima delusione, ho lasciato Shadow Hunters, basta, ciao. Quindi questi tre. Poi, sesta domanda: come trovi suggerimenti di lettura fantasy? Allora, principalmente su YouTube, perché ci sono tantissimi altri ragazzi, ragazzi anche adulti, che suggeriscono, che fanno recensioni su libri, non solo fantasy in generale. Però sì, io in realtà vado cercando le recensioni di libri fantasy perché è il mio genere preferito. Quindi principalmente su YouTube, ma anche su Instagram, anche se in realtà su Instagram seguo solo
booktuber che seguo su YouTube, quindi praticamente sono le stesse persone. Settima domanda: qual è un'uscita fantasy che non vedi l'ora di avere tra le mani? È sicuramente il seguito di Il Sogno numero 4 di Peter Cuslore, che in realtà è un nome fittizio. Ho letto sia Sogno numero 4 che il primo, sia Il potere del numero 6, il secondo, quindi mi serve ora dal terzo in poi tutti quanti gli altri. Non mi ricordo quanti ne sono in realtà, forse 9 o 10 forse, e a me serve il terzo. Il terzo, che dovrebbe essere La vendetta del numero 9, mi sembra, perché comunque alla fine del secondo c'entra anche il numero 9, e quindi sì, dovrebbe essere La vendetta del numero 9, il terzo, quindi mi serve quello. Ottava domanda: qual è un equivoco o idea sbagliata sul fantasy che vorresti chiarire? Spesso sento o mi hanno detto anche che il fantasy è per bambini, ragazzi non della mia età, quindi diciamo adolescenti. Ma io vi dico, avete mai letto un fantasy in vita vostra? Non mi pare, perché se fate queste affermazioni vuol dire che non conoscete il fantasy come dovrebbe essere. Quindi chiariamo questa cosa: ci sono fantasy per bambini, fantasy per adolescenti e fantasy per adulti. Quindi cioè, allora, non generalizziamo, per favore. Ci sono, appunto, ripeto, fantasy per ogni età. Quindi se io a 14 anni leggevo fantasy per 14 anni, adesso a 22 anni leggo fantasy per giovani adulti, cioè per adulti, anzi anche, perché per esempio, dato che citiamo qua di Christophe ovunque, la trilogia di Nevernight non mi sembra un fantasy per un ragazzo di 14-15 anni, non mi sembra proprio il caso di far leggere Nevernight a un ragazzo anche di 16 anni, 15-16 anni, non mi sembra adatto, mentre magari una persona più adulta è in grado di leggere Nevernight. Quindi c'è, voglio dire, non tutti i fantasy sono per bambini, non tutti i fantasy sono per ragazzi e non tutti i fantasy sono per adulti. Quindi non generalizziamo, non tutti i fantasy sono per bambini o per ragazzi, per adolescenti, non è esattamente proprio così come dite voi. Quindi quindi d'ora in poi astenetevi assolutamente a fare determinate affermazioni, soprattutto in mia presenza, grazie. Andiamo avanti con l'ultima domanda. Se qualcuno non avesse mai letto fantasy prima e ti chiedesse di consigliare 3 libri da quale partire, cosa suggeriresti? Allora, bella domanda. Il primo fantasy che consiglierei a chi non ha mai letto il fantasy prima d'ora è sicuramente Percy Jackson. Questo è il primo volume della seconda serie dedicata a Percy Jackson, quindi Percy Jackson e l'eroe dell'Olimpo, l'eroe perduto. Potete leggere prima questo o prima Dei dell'Olimpo, è indifferente, anche se in realtà qualcosina questo lo spoilera, però non è niente di grave. Se volete partire da questo o da quell'altro è quasi indifferente, però questa è un'altra cosa. Quindi ripeto, potete cominciare da questo come potete cominciare da qualsiasi altro libro di Percy Jackson, oddio, cioè qualsiasi saga in realtà, perché se partite dall'ultimo andare a ritroso, cioè non c'è senso, come qualsiasi altra saga dopo tutto. Oppure potete scegliere qualsiasi altro libro di Percy Jackson. Oppure potete scegliere qualsiasi altro libro di Rick Riordan, perché lo stile è quello, insomma, quindi che sia Percy Jackson o non so, qualsiasi altra saga che lui abbia. Oppure potete scegliere qualsiasi altro libro di Rick Riordan, perché tanto lo stile è quello, non è che cambia, chissà che cambia solo storia e personaggi. Quindi questo, non è che ci sono grandi differenze tra l'uno o l'altro. Comunque, la seconda trilogia, non lo so, la trilogia, sì, effettivamente, che vi consiglio per chi non ha mai letto fantasy è Divergent di Veronica Roth. Preparatevi perché è una discesa incredibile, però secondo me per chi vuole iniziare è un buon inizio, potrebbe piacervi, anche se alla fine ci rimanete di merda per tantissimi motivi che non sto qui a spiegare, perché altrimenti già sto troppo avanti col tempo qua. Comunque sicuramente è un libro che potrebbe
piacervi a chi non, voi che non ancora avete letto niente di fantasy, oppure potete anche leggere per partire Hyperversum di Cecilia Randall. Questo è il primo volume della seconda trilogia, penso, al momento una trilogia, che ha come protagonista la figlia di un personaggio della prima trilogia. Non c'è nessun tipo di spoiler, veramente molto molto poco, pochissimi riferimenti alla prima trilogia, quindi potete leggere tranquillamente prima questo, come io ho fatto già. Sono partita da questo e ho letto anche gli altri due della seconda trilogia, e guarda caso ancora leggo la prima, quindi mi devo spicciare un pochino perché voglio sapere cosa è successo al papà della protagonista di questo libro e ai suoi amici. E niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina e fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte, vi lascio le domande giù nell'info box e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!